Protesta di Confagricoltura, presidio davanti alla borsa merci di Pavia, la sala contrattazioni del riso di Cupola Arnaboldi è chiusa da dicembre nonostante le promesse di riapertura. Buonasera e benvenuti a Pavia Italia. Oggi con gli agricoltori pavesi sono scesi in piazza, hanno protestato davanti agli uffici chiusi ormai da più di un mese della borsa merci, la sala contrattazioni dove veniva definito il prezzo del riso. Come dicevamo, la borsa merci era stata chiusa a dicembre, la promessa era quella di riaprire a gennaio, ma così non è stato, manca quindi un punto di riferimento importante per quello che è uno dei settori principali dell'economia del nostro territorio. In servizio di Luca Pattarini. Serrande abbassate e agricoltori in protesta. I timori dei mesi scorsi sono diventati realtà. A Pavia chiude la storica borsa merci di Cupola Arnaboldi, punto di ritrovo per le operazioni di acquisto e vendita del risone. Adesso stamattina ci trasferiamo presso la sede della Camera di Commercio e vediamo se riusciamo a fare il bollettino di Pavia. Il bollettino di Pavia, che è importantissimo perché Pavia è la prima provincia risicola europea per quanto riguarda appunto la produzione del risone e soprattutto delle varietà superfini, e noi vogliamo fermamente mantenere questo bollettino che dovrà diventare in futuro un punto di riferimento per quanto riguarda le varietà più pregiate del risone, del mercato del riso. A dicembre è l'ultimo giorno di contrattazioni con la promessa di una riapertura a gennaio. Negli scorsi giorni invece comunicazione della chiusura della borsa, un altro duro colpo per gli agricoltori già penalizzati dal crollo dei prezzi del risone. Adesso noi oggi andremo lì in Camera di Commercio, vedremo di parlarne, perlomeno di farci dare una sala, perché vorremmo ricordare a tutti che la provincia di Pavia è la prima provincia risicola europea come riso seminato. Non avere più il mercato del riso mi sembra un controsenso e mi sembra che noi dobbiamo fare qualcosa per... Speriamo che qualche associazione ci aiuti, gli agricoltori, ci sono già alcune associazioni, altre associazioni sono contrarie perché hanno i loro interessi, mi sembra a volte un pochettino politici, noi però siamo qui per parlarne e vediamo se qualcuno ci seguirà, perché come vede qua oggi le persone ci sono che vengono al mercato, siamo qua in 100 persone e lasciarle fuori al freddo non mi sembra la cosa migliore.